viviamo un'epoca di disconnessione tra il privato e il pubblico, come evidente, proprio nel momento in cui siamo connessi da mille fili e in mille modi, manca il filo che connette la mia dimensione individuale con la dimensione pubblica. Il cittadino vive questo, invece che come una privazione, come sarebbe giusto, se ne fosse cosciente, lo vive quasi come un sentimento di ribellione, di rabbia, di io posso fare a meno dello Stato, perché per delle ragioni comprensibili, perché lui dice la posta della politica è diventata così bassa che per me, che io vada a votare o non vada a votare, non cambia nulla per gli interessi concreti della mia vita, per i bisogni materiali della mia vita. Dicendo tutto questo, il cittadino non si rende conto che anche lo Stato si disinteressa di lui, perché quando la tua libertà individuale e l'esercizio dei tuori diritti non si combina di quello degli altri, ma viene declinato soltanto al singolare, scatta la vera solitudine dei numeri primi che andrebbe studiata e indagata. Tu per lo Stato sei soltanto un individuo, non metti in moto nulla. La tua rabbia è qualcosa da scrutinare periodicamente nei sondaggi e da contare una volta ogni 5 anni col voto, che è un po' poco. Il problema è non trasportare la rabbia, per rimanere al tema di oggi, così com'è dentro la politica. La politica dovrebbe essere una frontiera che dà qualcosa ai sentimenti dei cittadini che riceve, aggiunge razionalità, li proietta in un quadro più ampio, li mette dentro uno scenario collettivo e li fa camminare per produrre qualcosa. La politica è quella che indica la tua rabbia sterile, un percorso che parte da A, arriva a B e ti avverte, guarda che bisogna passare da C, da questa stazione. Può essere una stazione faticosa, ma il tragitto è questo. Questo è il compito della politica. Mentre oggi una parte della politica si accontenta, come evidente, di mantenere certi sentimenti nella categoria degli istinti, trasportandoli in politica tali quali, dicendo non hai mai pensato che il tuo istinto può diventare politica così com'è, non elaborarlo. Noi vogliamo che i nostri politici che ci rappresentano siano persone oneste e poi vogliamo molto di più, volevamo molto di più, pretendevamo competenza, pretendevamo efficienza, pretendevamo capacità di rispondere ai nostri problemi, chiedevamo rappresentanza in termini complessi, chiedevamo esperienza. Tutto questo viene cancellato, ci rifugiamo nella condizione primitiva, primordiale dell'onestà, che è chiaro che la dobbiamo pretendere, ma come la pretendiamo dal meccanico a cui portiamo la macchina? È un inganno pensare che tutto ciò che dobbiamo pretendere è l'onestà.